Quale giorno migliore del 25 dicembre? Jingle bells, jingle bells, jingle... Per dare un grande annuncio e per iniziare con una nuova serie di video. Oggi è il 1 febbraio, in realtà. No, oggi è il 25 dicembre perché Babbo Natale ha portato... A me... Arriverà anche il mio... Questo pacco! Jingle bells, ok, cosa c'è dentro? Ma intanto, perché arriva un pacco il 1 febbraio? Arriva un pacco il 1 febbraio perché... Una fantastica azienda di nome Flavor Italia ha deciso di sposare letteralmente il nostro progetto del tour, sì, e non solo, e ci ha offerto la possibilità, cosa che noi abbiamo accolto a braccia apertissime, di diventare brand ambassador dei marchi che loro distribuiscono, che sono dei nomignoli. Partiamo da quale? Partiamo da quello delle cose rigide? Partiamo da quello delle cose rigide, ovvero il marchio che avete già visto sulla scatola se siete stati attenti, ovvero HPRC. HPRC che produce delle borse per l'appunto rigide, personalizzabili, dei case, sì, che poi vi faremo vedere. Passiamo invece a chi produce delle cose molto morbide, ma incredibilmente belle. Stavo per fare un gestaccio che poi mi toccava oscurare nel video. Questa è la borsa che io ho chiesto, desiderato, voluto. Guardate quanto è morbida. Barbershop è un altro brand pensato, disegnato e costruito completamente in Italia. Sono prodotti in pelle e io questo perché cosa la userò? Perché visto che ai matrimoni io vado come un signore in giacca e cravatta a lavorare, non come un signore. E ho deciso di portare una borsa che sia allineata con lo stile con il quale mi presento, quindi una borsa fotografica a tutti gli effetti, col materiale protetto all'interno da delle imbottiture fatte molto bene, ma una qualità di materiali che mi spiace non possa passare attraverso il video perché però, è emozionante. Però diciamo una cosa, Simo, chi verrà al nostro tour avrà modo anche di vedere questi oggetti, perché esatto, avremo anche degli oggetti da mostrare durante il tour. Andiamo avanti. Un altro brand fantastico è la Peak Design. Io prendo questa e io prendo l'oggetto che ci porteremo sia io che te in viaggio adesso a brevissimo, perché andiamo tutti e due al nord dal, esatto, 7 al 12 dicembre in due posti diversi. 7 al 12 dicembre perché è Natale, ma in realtà il 7 al 12 febbraio. Sì. Io vado a Tromso, Circolo Polare Artico, a fotografare le aurore boreali e avrò questo zaino, poi no, mi faremo... Questo no, quello che arriverà forse, esatto, a casa tua. Esatto, esatto. Poi vi faremo ovviamente vedere sul campo come abbiamo deciso di configurare ognuno il suo zaino. Sì. E tu invece sei in partenza per... Le isole Faroe, che sono un posto a metà strada tra l'Islanda e la Scozia, dove pioverà molto. E mi porterò questo magnifico zaino perché andrò lì a scattare sia landscape e panorami, sia una modella con i flash pro foto, delle foto molto particolari e con GFX ovviamente. Zaino altamente configurabile, vi facciamo vedere ad esempio i camera bag nelle misure small, medium, ed è tutto accessibile anche dai lati dello zaino. E large, che è grande quanto tutto lo zaino, è uno zaino da 45 litri, sì, collassabile a 35, quindi trasportabile anche come bagaglio a mano. Poi vi faremo tutto il dettaglio, ma sul campo, perché la cosa bella è vederlo in mezzo ai ghiacci. Sì, sì, lavorare. Saremo. Gli zaini sono fatti in maniera molto intelligente perché hanno l'apertura sulla schiena, per cui quando io devo utilizzarlo nel fango, con la pioggia, appoggio a terra la parte che poi non andrà di nuovo sulla, sì, schiena. Un'altra cosa molto sfiziosa, devo dire, che io avevo visto solo in video, è la Tech Pouch, che viene fatta appunto da Peak Design e che all'interno può contenere tutti gli strumenti, caricabatterie, telefonini, batterie, eccetera, ed è fatta anche questa in maniera superiore a quella che io mi aspettassi. Un po' di accessori che non fanno mai male, vedi le cinghie, non le cinghie, scusate, i ganci per attaccare alla cintura e allo zaino le macchine, per me che detesto per l'appunto le tracolle, sì, perfetto. Quando la macchina è attaccata allo zaino si può avere anche con una custodia che, visto che prenderemo un sacco di acqua, la protegga. No, no. Ma andrà così, visto che di acqua non si sa mai, no, ma sicuramente non ne prenderemo, esatto, però il rischio è altissimo. Io ho chiesto anche di avere una copertura per lo zaino che comunque è resistente alla pioggia, ma così sono più tranquillo perché di pioggia io temo. Io continuo a guardare qua dentro perché il mio zaino esatto, è la mia scatola HPRC. Poi lo vedrete sul tour, sì, appena disponibile, avremo una HPRC personalizzata proprio per il tour per contenere Profoto A1, Profoto B10, GFX e varie ottiche batterie, e accessori con
questa parte che qui vedete ancora piena, premodellata. Esattamente. Questa invece è pensata per l'SD ed è anti tipo, credo che forse anche per delle esplosioni atomiche. Esattamente. Può resistere anche quello, nella speranza di non trovarle, esatto, durante i nostri viaggi. Quindi, ricapitolando, sì, iscrivendovi sul sito maxandsimontour.com riceverete in automatico il codice sconto del 15%. Ricapitoliamo i brand: HPRC, Peak Design, Ona Bags, Barbershop. Esattamente. Alcuni dei prodotti Peak Design saranno in vendita anche direttamente sul nostro sito, in particolare le nostre configurazioni che, esatto, porteremo in quelle viaggio, quelle firmate proprio da noi. Ci rivediamo dal profondo nord, si dice, sì, profondo sud di solito, dal, esatto, freddo. Siamo molto contenti di essere a bordo e quindi di aver portato un altro brand di grande qualità tra quelli di cui siamo già ambassador, e devo dire siamo veramente molto molto felici. A presto allora. Ciao, grazie.